Quasi ogni giorno ognuno di noi scatta delle foto, che siano per divertimento o che si trattino di selfie con gli amici, di solito sono delle foto normali, ma quelle che vedremo tra poco sono davvero inquietanti e nascondono storie che vi faranno venire i brividi. L'evento dell'11 settembre è stato l'attacco terroristico più devastante della storia. Le persone che erano lì, ovviamente, hanno cercato di fotografare tutti quei momenti terrificanti che non si scorderanno mai. Ma una foto in particolare inquadra lo squarcio prodotto dall'impatto con l'aereo. Se fate attenzione, però, potete vedere una figura umana che si affaccia sulla voragine. Quella che compare è una donna di nome Edna Cintron. Aveva 46 anni e lavorava al 97° piano. Mentre tutto l'edificio veniva giù e le persone si buttavano nel vuoto pur di non morire incenerite, lei era lì, intenta a salvarsi. Ma come avrebbe potuto stare una persona in quel punto dopo l'impatto e soprattutto con tutto quel calore provocato dagli incendi? Questa è una domanda a cui purtroppo nessuno sa dare una risposta. Dundas Peak è uno dei posti più visitati dell'Ontario, infatti i turisti si recano qui soprattutto per le cascate e per il bel panorama, ma nel 2016 in questo esatto punto qua è stata scattata una foto terrificante. Non notate nulla di strano? Vi consiglio di guardare attentamente sullo sfondo. Ebbene sì ragazzi, c'è una figura misteriosa che sembra stia guardando dritto nella nostra direzione, non ha un volto visibile e inoltre si trova in una posizione in cui una persona umana difficilmente potrebbe arrivare a causa della forte pendenza. Nessuno è riuscito finora a dare una spiegazione, ma si pensa che si possa trattare di uno dei passeggeri morti durante l'incidente del 1936. Le luci di Phoenix sono forse il più famoso avvistamento di UFO degli ultimi 20 anni. Ad oggi non si è ancora in grado di dimostrare cosa realmente fossero quelle misteriose luci, viste da quasi 10.000 persone a Phoenix, in Arizona, attorno alle 20:30, e a Sonora, in Messico, circa 2 ore più tardi, il 13 marzo del 1997. Le prime segnalazioni riferiscono di 6 luci sferiche, intermittenti, disposte in una formazione triangolare a V, senza il tipico rumore di motore aerei. Questo UFO, o qualsiasi cosa fosse, volava apparentemente ad un'altitudine elevata e a una velocità di circa 600 km orari. Purtroppo furono poche le fotografie scattate, dato che all'epoca non esistevano gli smartphone che oggi noi tutti abbiamo. Quindi diciamo che tutto questo rimane ancora un mistero. Era una giornata di sole a Dallas. Tutti attendevano con ansia il passaggio della limousine con il presidente, ma all'improvviso la festa fu brutalmente interrotta da un cecchino che colpì a morte JFK. Ma questa non è la storia di Kennedy, né tantomeno la storia del suo assassinio. Questa è la storia dell'uomo con l'ombrello. Se guardate le fotografie disponibili relative a quel giorno, potete notare che nessuno porta un impermeabile, un ombrello o qualsiasi altra protezione per la pioggia. Nessuno tranne una persona. Un uomo vestito completamente di nero. Secondo alcuni, poteva trattarsi di un segnale per qualcun altro, di un ombrello con all'interno dell'esplosivo o semplicemente di un segno di protesta. Era un giorno di sole e un gruppo di amici decise di scattare una foto sul bordo di un canyon. Durante lo scatto però nessuno si accorse che sullo sfondo c'era una persona misteriosa che fissava l'obiettivo. Il punto è che i ragazzi stettero nella zona per più di un quarto d'ora, ma non videro mai nessuno. L'uomo raffigurato è davvero inquietante, è molto alto, ha un aspetto robusto e indossa una specie di mantello. Se pensate che la foto sia stata modificata, dovete ricredervi, perché secondo molte analisi, la fotografia non è stata manipolata in alcun modo, ma è stata scattata così com'è. Secondo alcune teorie, l'uomo era lì per suicidarsi, ma vedendo le persone presenti, si nascose dietro i cespugli.